Bentrovati a questo mio nuovo episodio di come modificare le auto sul gioco Gran Turismo 6 su console Sony PlayStation 3. In questo video andrò a trattare la Ford Focus richiesta da due utenti, ovvero Serafino Varricchio e Santi Notararigo. Ma prima di cominciare il mio solito invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un bel like qui sotto e a condividerlo sui social in modo da darmi una mano a far crescere ancora di più il mio canale. Vi ringrazio tantissimo, procediamo con il video ragazzi. Come mia abitudine partiremo fin dal principio, ovvero dal menu principale, ci recheremo nelle concessionarie e andremo nel settore delle concessionarie del Nord America a cercare la Ford. Come state vedendo dalle immagini ci sono diversi tipi di Ford Focus. Noi andremo a prendere quella che più o meno rispecchia quella che noi vediamo sulle nostre strade, anche se è una versione ST da 173 cavalli benzina, però comunque è una trazione anteriore rispetto ad altre che ha trazione integrale, quindi un'auto un po' più usuale. Una volta acquistata la vettura, era disponibile in un colore blu o nero, noi andremo subito a testarla sullo Special Stage Route X a vedere cosa riesce a fare senza fare alcuna modifica sulla vettura, ovvero quindi con l'auto completamente normale. Questo modello di auto nel gioco ha gli interni semplificati, non dettagliati, quindi per una panoramica migliore l'andremo a guardare dall'esterno. Rispecchia davvero tanto la realtà, è davvero molto molto curata esternamente, purtroppo ripeto dall'interno non è possibile vedere i dettagli. Con le immagini accelerate abbiamo visto che l'auto si sta spingendo verso il rettilineo quando comincerà la pendenza. Qui siamo nel tratto in leggera salita e l'auto comunque ha raggiunto una signora velocità. Ricordate che è un'auto assolutamente normale e abbiamo toccato tranquillamente i 230 km/h, però l'auto sulla lieve pendenza verso il basso, arrivato a questo punto del video, riesce a superare anche i 240 km/h. Adesso vedremo cosa riesce a fare spingendo un altro po'. Passiamo anche i 250 km/h, ricordo sempre che una Ford Focus assolutamente normale, con ruote normali, tutto assolutamente normale, non è stato toccato nulla. Abbiamo toccato 258 km/h di punta, poi l'auto si ferma, oltre questo non riesce ad andare. Adesso andremo nel negozio delle elaborazioni delle vetture. Andremo ad acquistare come al solito le gomme per poter avere un grip assolutamente perfetto, quelle da corsa morbide, installate direttamente sulla vettura. Andremo a prendere anche il kit di sospensioni e il kit da freni da corsa, in modo che la elaboreremo completamente al massimo. Una volta acquistato questo, andremo nella parte della trasmissione e andremo a prendere trasmissioni personalizzabili. Poi prenderemo il kit di frizione a disco triplo e andremo ad installare il differenziale sulle ruote motrici. In questo caso, vi ripeto, l'auto è a trazione anteriore. Andremo nella parte del motore, dove andrà ad aumentare i cavalli. Con la fase 3 del motore andremo a 216 cavalli, installando anche il computer sportivo. Poi con l'installazione dei filtri a 248 cavalli, scarico il migliore che ci viene proposto, porteremo l'auto a 271 cavalli. Con il collettore isometrico andremo a 282 cavalli e con il convertitore catalitico a 295 cavalli. Andiamo nella parte del kit turbo. Con la fase 1 arriveremo a 321 cavalli, la fase 2 a 337, la fase 3, quella che interessa a noi, per i regimi alti a 399 cavalli. Andiamo nella sezione nitro, andremo ad installare anche la bombola per iniettare il NOS nel motore quando ci interessa. Poi andremo nel punto della carrozzeria a eliminare i chili in eccesso, se così li vogliamo chiamare. Riusciamo a togliere all'incirca, mi sembra, un paio di quintali e mezzo nella totalità dell'alleggerimento della vettura. Vi faccio vedere che adesso abbiamo 399 cavalli disponibili sulla nostra Ford Focus. Come al solito vi invito ad andare poi nella sosta in box, anche se l'auto è nuova, a cambiare l'olio sulla vettura e a fare la revisione del motore, perché queste due accortenze vi daranno qualche altro cavallo in più da sfruttare sulla vostra vettura che avete appena acquistato. Adesso vi faccio vedere che torneremo nel garage appena il lavoro è ultimato. Ecco qui, torniamo subito nel garage a farvi vedere in tempo reale. Ecco qui che la vettura da 399 cavalli è passata a 419 cavalli, quindi facendoci guadagnare ben 20 cavalli. Adesso andiamo a provare la nostra vettura modificata, portata al massimo. Andrò ad aumentare ovviamente la velocità di punta raggiungibile, perché penso che assolutamente la velocità preimpostata di 230 km/h non ci basta sicuramente, visto che l'auto normale aveva passato anche 250 km/h. Impostata la velocità
velocità, siamo pronti a spingere la nostra Ford Focus modificata al massimo per vedere dove può arrivare con la velocità di punta. Abbiamo passato 200 km/h in circa 10 secondi da fermo, quindi l'auto si dimostra assolutamente magnifica. Adesso continuiamo a spingerla fin dove possiamo qui senza utilizzare il protossido di azoto, riusciamo tranquillamente ad arrivare anche a 290 km/h. Accidenti, che vettura, è una Ford Focus a trazione anteriore. Continuando ancora sulla nostra pista, vediamo che passiamo tranquillamente anche i 310 km/h. Taglio le immagini per non allungare ulteriormente il video, fino alla parte del rettilineo in lieve pendenza, e l'auto addirittura passa i 370 km/h, ovviamente iniettando anche il protossido di azoto, perché ci aiuta sicuramente ad arrivare ad una maggiore velocità di punta. Siamo arrivati a 392 km/h, l'auto oltre questo sembrerebbe proprio che non riesce a fare, quindi abbiamo portato l'auto da 258 km/h, per l'esattezza da normale, a oltre 390 km/h da modificata. Però possiamo fare qualcosa di più andandola a provare sul circuito, confrontandoci con le altre vetture, perché riusciremo a sfruttare la scia delle altre macchine. Ovviamente dobbiamo dare una velocità raggiungibile di spunto maggiore, perché ovviamente, vi ripeto, prendendo la scia delle altre vetture la nostra macchina andrà sicuramente meglio. Terminata la personalizzazione sul cambio, andrò nella sezione del protossido di azoto, dove posso calibrare la percentuale di iniezione. Minore è la percentuale, maggiore sarà la durata, a discapito però di una spinta leggermente inferiore, quindi aumentando la percentuale durerà di meno ma si avrà una maggiore spinta. Quindi io, per strategia, visto che sfrutterò maggiormente le scie delle altre vetture, preferisco che mi duri un po' di più, anche se la spinta è leggermente inferiore. Poi ognuno è libero di utilizzare la strategia che meglio gli pare. Ecco, siamo scesi in pista, c'è subito sulla destra che ci ha passato una Pagani Huayra, e sulla sinistra c'è un'altra vettura di colore rosso che non ho visto bene che vettura essa sia. Fin qui non ho utilizzato ancora il protossido di azoto, ma solo prendendo la scia l'auto arriva tranquillamente a 330 km/h, davvero molto rapidamente. Però qui sono costretto ad utilizzare un po' di NOS per stare incollato dietro a questa Pagani che mi precede. Abbiamo passato tranquillamente i 392 km/h, addirittura i 400 km/h, è stata cosa abbastanza semplice utilizzando la scia di quest'auto che mi sta precedendo proprio adesso. Tocchiamo anche i 420 km/h, purtroppo ecco che l'auto, senza utilizzare, e questo mi ci si mette davanti, vabbè, pazienza ragazzi, purtroppo, dicevo, una volta non sfruttata più la scia l'auto non riesce a reggere la velocità. Ecco una battaglia sotto i 370 km/h, qui è una battaglia davvero epica, una Ford Focus contro una Pagani Huayra sotto i 400 km/h. Ecco, abbiamo passato anche i 420 km/h, 430, attenzione ragazzi, riusciamo a passare anche 435, 438 di punta, vediamo se riesco a fare ancora qualche altra cosa di meglio. Ricordo che sono riuscito a raggiungere i 438 km/h sfruttando la scia e il protossido di azoto, ma nel momento in cui non sfruttiamo più la scia, il protossido da solo non basta per reggere l'accelerazione e la velocità. Purtroppo il protossido di azoto sta andando verso il termine, è terminato assolutamente tutto quello che c'era nella bombola disponibile. Sono riuscito ad arrivare sotto i 440 km/h, 438 km/h per l'esattezza, quindi impegnandoci un po' di più possiamo fare sicuramente di meglio. Ragazzi, come al solito, se il video vi è servito, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like qui sotto, scrivete nei commenti se avete qualche auto di preferenza che vorreste vedere nei miei futuri video, condividete sui social per aiutarmi a far crescere il canale. Non mi rimane altro da fare che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!